è qui a rappresentare la cooperativa Lazzarelle. Eh sì, diciamo di cosa vi occupate? Di cosa vi occupate? Ma in realtà diciamo siamo quel pezzo che a fare la cosa giusta prende il nome di economia carceraria. Sono tante esperienze che vengono da tutta Italia. Io diciamo rappresento quella di Napoli, nasce a Pozzuoli nel carcere femminile, da 10 anni fa il caffè Miscela, oggi qui presentiamo l'arabica e questo tester che sto con me, che vorrei offrirvi a tutti quanti voi, ma io non ce la faccio a non mangiarli. E praticamente è una collaborazione tra il carcere femminile di Pozzuoli e la torrefazione del carcere femminile di Pozzuoli e la pasticceria del carcere di Santa Maria Capavetere. Mi dicevi che comunque la torrefazione è un lavoro prettamente maschile di solito. Sì, è tosto. E che però viene fatto appunto dalle detenute del carcere di Pozzuoli. Sì, è una formazione lavoro. Noi paghiamo loro, diciamo, come da contratto collettivo nazionale. Diciamo, si ritrovano in uscita, speriamo, una competenza in più, qualche spicciolo che gli permette di pagare le spese in uscita dal carcere, che non sono pochissime. E paghiamo, se mi posso permettere, la butto lì, diciamo, ci si lamentava sui 35 euro agli immigrati, per ogni detenuto lo Stato caccia 156 euro, al detenuto vanno soltanto 4 euro e nemmeno la possibilità di riscatto, di reinserimento lavorativo. Le cooperative sociali che stanno su questo territorio provano a fare quello che qualcun altro non fa. E presentaci invece questo prodotto di cui ci hai detto sei diventato quasi dipendente oggi. Sì, non so diciamo se posso apportare ulteriori modifiche, però vi consigliamo in qualche maniera di venirci a trovare a Napoli. Sta in uscita un esperimento che porterà le donne da dentro a lavorare fuori, quindi in articolo 21 si apriranno assieme a noi l'avvio di un caffè bistrò. E questo diciamo è l'affiancamento alla tazzina del caffè. E gli diamo anche un dolce pensiero, che è il mix tra quelle due collaborazioni, diciamo, di progetti sociali che vi stavo dicendo. È un prodotto molto semplice, il chicco arabica che prendiamo dal Guatemala, invece di metterlo nella produzione della torrefazione va in pasticceria, c'è una glassa di cioccolato fondente al 70%. Quindi va bene Francesco, in bocca al lupo per il vostro progetto. Dove vi troviamo a Napoli precisamente? Galleria Principe, da inizio dicembre, altrimenti dovete fare il reato e chissà, può essere che diciamo ci troviamo in qualche carcere. Da dentro.